Il confronto con gli enti locali e le istituzioni è fondamentale per lo sviluppo reale della società civile, un ruolo nuovo del sindacato del domani. Con queste parole il segretario generale della UIL di Roma e del Lazio, Pierpaolo Bombardieri, ha aperto l'ottava edizione della conferenza di organizzazione regionale presso il Marriott Hotel di Roma, alla presenza del segretario generale della UIL nazionale, Luigi Angeletti, del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e del sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Sviluppo tecnologico, trasparenza e abbattimento dei costi, ha proseguito Bombardieri, devono essere alla base di quel nuovo modo di fare politica a cui la UIL ambisce. Noi abbiamo posto una serie di problemi che riguardano il lavoro, lo sviluppo e il territorio. Su questo noi immaginiamo che bisogna che gli enti locali facciano uno sforzo superiore. Bisogna che dedichino attività, risorse e investimenti nel tentativo di creare nuova occupazione e occupazione stabile. Crediamo che ci siano le condizioni, crediamo che ci siano le possibilità. Bisogna superare assolutamente gli ostacoli che abbiamo avuto finora e fare uno sforzo più. Intanto utilizzando le risorse che noi abbiamo sul territorio. Noi abbiamo il più grande museo a cielo aperto del mondo. Bisogna utilizzare queste risorse, bisogna che in qualche modo siano valorizzate per creare nuova occupazione. Poi abbiamo sul territorio una ricchezza di enti di ricerca, di università. Bisogna che queste strutture in qualche modo siano messe insieme agli attori produttivi di questo territorio per creare nuova occupazione. Queste sono le linee sulle quali sicuramente, senza portare risorse nuove, ma utilizzando al meglio quelle che noi abbiamo, possiamo creare nuovi posti di lavoro. Se vogliamo cambiare questa regione, noi abbiamo bisogno delle forze sociali, ha commentato il presidente della Regione Lazio. Su quattro grandi temi apriremo dei tavoli affinché prima dei provvedimenti ci sia l'opportunità con le forze sindacali e le forze imprenditoriali di concertare appunto le vie e le scelte per lo sviluppo. Poi decide ovviamente la politica nella giunta, nel consiglio, però è importante e io non credo che questo modo di dialogare sia un limite, anzi spesso è lo strumento poi, una volta presa la decisione, per correre di più. Io chiedo alla UIL, come a tutti i sindacati, un grande sforzo per lo sviluppo, ha commentato il sindaco di Roma. Penso molto bene alla relazione di Bombardieri, una relazione completa e intelligente, però penso molto bene complessivamente al rapporto con la UIL, un sindacato non ideologico che sta sui fatti concreti, che sostanzialmente ha sempre evitato di tenere atteggiamenti pregiudiziali. Io ho chiesto alla UIL, come chiedo a tutti i sindacati, un grande sforzo per lo sviluppo. Noi dobbiamo avere lo sviluppo e l'occupazione come la nostra stella polare in questo momento. Evitare che l'eccessiva conflittualità del bipolarismo, l'eccessiva conflittualità dei poteri, continui a paralizzare la realtà cittadina e l'economia cittadina.